Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Geotermia, piano pluriennale di investimenti, approvata a maggioranza una proposta di risoluzione. Capitale della Cultura 2026, mozione a sostegno dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese. Enti dipendenti, cambia l'iter di approvazione degli strumenti di programmazione. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che chiede alla Giunta regionale di avviare in tempi rapidi il percorso per chiamare Enel Green Power a presentare il proprio piano industriale sulla geotermia. 29 i sì a favore dell'atto, PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega e 2 i no del Movimento 5 Stelle. La proposta di risoluzione è stata illustrata dal consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni. La risoluzione prende atto del dettato normativo che il decreto legge ha introdotto, in virtù del quale appunto è la Regione Toscana, in quanto soggetto attuatore, a dover chiedere al concessionario uscente, questa è la denominazione che propone la legge, di fatto il concessionario è Enel Green Power. Quindi la Regione dovrà chiedere a Enel Green Power di presentare un proprio piano pluriennale di investimenti che deve rispondere a tutta una serie di requisiti che la legge individua, quindi la manutenzione e il miglioramento degli impianti attuali, investimenti per nuovi impianti, sicurezza, occupazione, salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute. Ecco, alla luce del piano industriale che Enel Green Power presenterà, la Regione sarà chiamata a valutare la fattibilità e la rispondenza di questo piano ai requisiti, ai presupposti della legge, e qualora questi presupposti fossero validati, la Regione potrà rinnovare le concessioni per un massimo di 20 anni. Tel Aviv convintamente ha votato a favore di questa risoluzione. La geotermia è una risorsa importante per la Toscana, lo è per l'Italia, lo è per la nostra economia. È una fonte alternativa di energia che si può riprodurre e come tale deve essere valorizzata. Può produrre lavoro, produce redditività e come tale la Regione Toscana deve fare il massimo nelle proprie funzioni per fare in modo che le concessioni vengano riattivate e tutti i nostri comuni geotermici possano utilizzare questa risorsa straordinaria. La Toscana può dare un grande contributo in termini energetici all'Italia, lo dà a se stessa e come tale Tel Aviv è convinta che questa sia una di quelle condizioni necessarie e fondamentali per migliorare anche il nostro tessuto economico e ovviamente sociale della nostra regione. Ho fatto presente in aula che la geotermia non è ovunque uguale, ma dipende dalle caratteristiche del sottosuolo. Mentre può essere una geotermia buona nella zona di Larderello, dove non ha conseguenze sugli abitanti, non si può dire la stessa cosa nella zona del Monte Amiata, dove studi scientifici fatti proprio dalla Regione Toscana evidenziano la presenza nel sangue, nei capelli degli abitanti di quella zona, della presenza di sostanze non proprio salutari come l'arsenico, il cadmio, il tallio, sono tutte sostanze gravemente nocive per la salute. Quindi non riusciamo a capire come la Regione Toscana all'unisono tra Italia Viva, PD e tutta la destra sia concorde nello sviluppo di questa attività geotermica in quella zona, soprattutto senza avere un piano industriale in mano da valutare e neanche sapere l'entità degli investimenti che si vogliono fare in quella zona. Un tema a me molto caro, conosco molto bene quei territori, in quei territori conosco le imprese, conosco i sindaci, avevamo avuto un'audizione la scorsa settimana dove da parte di tutti, indistintamente dal colore politico, ci è stata presentata una preoccupazione, perché il decreto energia di novembre ha dato la possibilità alla Regione Toscana di prevedere appunto una proroga ventennale sulle concessioni geotermiche sulla base di una serie di criteri, sono 5 punti strategici sulla tutela occupazionale, sulla tutela dell'ambiente, sulla tutela della salute di quel territorio, sullo sviluppo di quel territorio. Ecco, da novembre ad oggi i sindaci
il concessionario Enel Green Power e tutte le imprese, i consorzi di impresa interessati in quel territorio non sono mai stati coinvolti in un tavolo tecnico per capire quale fossero le volontà della Regione Toscana e quale fosse l'intenzione del concessionario. Noi abbiamo chiesto a gran voce alla Giunta regionale che questo percorso di tavolo di accordi tra Enel Green Power, tra i comuni, tra le imprese, le associazioni di categoria inizi il suo percorso, perché il termine ultimo è il termine del 30 giugno. Però la maggior parte anche di quelle amministrazioni, di quei comuni coinvolti nell'area geotermica andranno al voto l'8 e 9 giugno, quindi dal mese di aprile, dalla metà di aprile, saranno in procedura di ordinaria amministrazione. Tanto io penso che sia giusto ringraziare il governo Meloni e Giorgia Meloni in persona, quale Presidente del Consiglio, che ha firmato quel decreto insieme al Ministro dell'Ambiente. Sembrava fosse una partita impossibile, una partita dove non si sarebbe potuto andare incontro a una proroga così lunga, invece il governo si è assunto la responsabilità e ha fatto una proroga ventennale per la concessione geotermica. Il governo è il titolare della concessione, la regione è la centrale appaltante. Questa proroga è però condizionata, si parla infatti di proroga condizionata al fatto che l'attuale gestore, l'attuale concessionario Enel Green Power presenti un piano industriale entro il 30 giugno 2024 che tenga conto di 5 linee di indirizzo fondamentali, tra le quali garantire il livello occupazionale e la qualità dell'occupazione. Questo piano industriale dovrà essere bollinato, certificato dalla Regione Toscana. Noi oggi chiediamo che la Regione Toscana acceleri, facendosi parte diligente anche nei confronti del gestore, la scrittura di questo piano industriale, che convochi allo stesso tavolo l'attuale gestore, ma anche gli enti locali, i comuni interessati, le imprese del territorio, perché chiaramente si tratta di una partita complessa. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per chiedere alla Giunta di attivarsi con tutte le iniziative possibili per sostenere il progetto Val di Chiana 2026 Seme d'Italia, presentato dall'Unione dei Comuni nell'ambito del conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Insieme al presidente Antonio Mazzeo hanno firmato la proposta di risoluzione tutti i presidenti dei gruppi consiliari. Ho chiesto a tutte le colleghe e i colleghi consiglieri regionali di votare una mozione che impegna la Giunta, ma anche noi Consiglio regionale, a sostenere tutte le iniziative perché la Val di Chiana senese possa ambire ad essere la capitale della cultura italiana. È un impegno collettivo. Convocherò nei prossimi giorni anche i parlamentari di tutte le forze politiche per poter trovare il modo di sostenere questa candidatura. Il 5 di marzo sarà un giorno importante, il giorno in cui verranno valutati i progetti che la Val di Chiana senese presenterà insieme alle altre 9 candidate, e noi saremo lì insieme a loro per dirgli che tutta la Toscana è al loro fianco e che davvero c'è la possibilità di diventare capitale della cultura italiana 2026. È un ordine del giorno votato all'unanimità a sostegno della candidatura a capitale della cultura 2026 della Val di Chiana senese. La Val di Chiana senese è un territorio vasto, è la prima volta che un'unione dei comuni riesce ad entrare nelle 10 finaliste a capitale della cultura, ed è un territorio appunto che comprende 10 comuni che hanno la caratteristica non solo di valorizzare la Toscana diffusa, ma c'è un'enorme offerta culturale, enogastronomica e per tutte le persone, per chi comunque volesse venire a visitare il nostro territorio. È una candidatura importante perché rappresenta l'enorme potenziale che i piccoli centri possono avere, dove si può godere anche di una buona qualità della vita anche durante un percorso di conoscenza, un percorso turistico di vacanza, oltre che alle finalità legate appunto soltanto alla cultura. Per cui con questo ordine del giorno il Consiglio regionale, essendo comunque la Val di Chiana senese l'unica candidatura rimasta toscana, da sostegno, insomma, e impegniamo anche la Giunta poi eventualmente ad un sostegno economico per quelle che saranno le future azioni. Il 4 e 5 marzo ci sarà l'audizione a Roma del Comitato Tecnico Scientifico e dei sindaci per la promozione e la presentazione nel dettaglio del progetto denominato Seme d'Italia, appunto anche per valorizzare l'aspetto anche legato all'agricoltura che caratteristica questo territorio, ma non solo.
Ma un impegno che personalmente ho portato avanti, una proposta che a me fa piacere essere stata accolta da tutti i gruppi politici, quella di trovare un consenso bipartisan, unanime, dell'istituzione Consiglio regionale a favore e sostegno della candidatura della Val di Chiana a Capitale della Cultura 2026. Bisogna mettere da parte le bandiere dei partiti, bisogna portare fuori la Toscana e sapere che questa è la nostra unica opportunità di giocarsi questa partita a livello nazionale, una Capitale della Cultura da non soltanto investimenti, da valore in questo caso a quella Toscana diffusa, di quella terra nella quale anche io abito, che vivo, che conosco, dove le opportunità magari sono meno delle grandi città, ma le risorse sono straordinarie. Come tali, mettere insieme opportunità e risorse consente ai nostri comuni di presentarsi sul panorama nazionale e internazionale con una proposta culturale di altissimo livello, e mi auguro che questo sostegno della Toscana possa portare poi la Val di Chiana senese a essere incoronata Capitale della Cultura. Noi lo speriamo bene, io sono convinta, come penso anche voi, che la Toscana sia, non dico la più bella del mondo, ma tra le regioni più belle del mondo. Quindi la Val di Chiana la rappresenta sicuramente, quindi facciamo il tifo affinché nel 2026 sia la capitale italiana della cultura. Cambia l'iter di approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione Toscana, i cui stanziamenti derivano da quelli del bilancio regionale. Rientrano tra gli strumenti della programmazione il piano delle attività o piano programma di durata almeno triennale, il budget economico almeno triennale, le eventuali variazioni al budget economico e il piano degli indicatori di bilancio. Una legge che ha la funzione di adeguare l'ordinamento regionale alle indicazioni che vengono dal legislatore statale e che va a toccare gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione Toscana. Due sono sostanzialmente gli obiettivi che si vogliono traguardare con questa legge. Da una parte la necessità di ridefinire gli iter procedurali che portano all'approvazione degli strumenti di programmazione di questi enti secondo principi di maggior speditezza e semplificazione. Dall'altra parte c'è la necessità di andare ad adeguare tutta la normativa delle leggi dedicate appunto agli enti dipendenti per rendere conforme il dettato di queste leggi con quanto previsto dal decreto legislativo 118 del 2011, che è il testo di riferimento. Quindi il Consiglio regionale ha votato una legge molto complessa, molto articolata, dal carattere tecnico, che però allinea l'ordinamento della Regione Toscana alle indicazioni della legge nazionale per quanto riguarda l'elaborazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione. La semplificazione che caratterizza le scelte e lo spirito di questa legge è una semplificazione che poi si traduce anche in una maggior speditezza dell'azione politica degli enti dipendenti e anche la funzione di controllo che sugli enti dipendenti ha. Ci siamo chiesti il perché si intervenga dopo circa 13 anni dal decreto legislativo del 2011, rispetto alla quale vengono armonizzate tutta una serie di leggi regionali. Noi ci chiediamo il perché si intervenga solo ora e ci rimangono alcune perplessità, per esempio sull'articolo 5 dell'attuale legge, che è stata votata a maggioranza con la nostra astensione e che rende una facoltà e non più un obbligo quello della presentazione della documentazione relativa alla contabilità analitica per gli enti dipendenti, e per tutti i consiglieri della Regione Toscana diventerà oggettivamente più difficile avere una documentazione inferiore rispetto alla quale ci siamo abituati. Altri aspetti sono stati migliorati grazie al lavoro della Commissione, potrei dire che sinceramente si poteva anche fare di più, però prendiamo atto che si armonizzi un testo dopo 13-14 anni e un testo che poteva essere inserito anche in una normale legge di manutenzione. Ci rimangono alcune perplessità che non vengono definitivamente risolte e da qui il nostro voto di astensione. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronaca e Commenti torna la prossima settimana.